Francesca Marcon, da Piacenza a Modena, sempre con lo stesso entusiasmo, con ambizioni se possibile ancora più grandi, almeno a sentire il presidente. Sì, sicuramente. Beh, comunque far parte di questo progetto è sempre un onore per me, anzi ringrazio comunque sempre la famiglia Cercello e per questa opportunità. Noi siamo qui cariche, volenterose e vogliose di cominciare questa stagione. E abbiamo grossi stimoli, almeno da parte mia c'è molto entusiasmo, vedremo come andrà. Una finale purtroppo persa nella passata stagione contro Conegliano, poi campione d'Italia, quindi quest'anno riparti almeno tu, insomma anche le tue compagne che erano con te in campo con questo desiderio di arrivare di nuovo fino in fondo e magari possibilmente stavolta di vincere. Sì, ripartiamo da un momento importante, comunque arrivare a una finale scudetto è veramente qualcosa di grande e di bello, quindi insomma ripartiamo da lì con molto entusiasmo e anche con appunto le compagne dell'anno scorso, e che può essere anche una marcia in più, no? Per questa stagione, quindi sono davvero felice di ritrovare gran parte di loro e basta. Questo mix tra voi che arrivate da Piacenza, le giocatrici che avete trovato qui a Modena e poi gli altri acquisti che sono stati fatti sul mercato, ti piace? Sta nascendo un gruppo pronto per fare una grande stagione, poi indipendentemente dai risultati che riuscirete ad ottenere? Oddio, è presto per parlare di gruppo. Io quello che spero è di far parte di una bella squadra e di un grande gruppo soprattutto, perché anche questo può essere un motivo per fare bene. Insomma, io credo molto nella forza di gruppo, nell'amalgama e nello stare insieme, quindi per me è un motivo quasi fondamentale. Champions League sarà una grande emozione, vabbè, tu ovviamente l'hai giocata tante volte. Dove potete arrivare, insomma, o qual è l'obiettivo minimo in Europa? Oddio, quest'anno c'è la fase del girone, insomma, di eliminatorio, quindi c'è una fase in più. La Champion, lo sappiamo tutti, insomma, è tosta e le squadre sono forti, insomma, a livello internazionale, quindi non so cosa dire, nel senso che non posso fare pronostici, però insomma noi andiamo più avanti possibile, ci giochiamo partita dopo partita, confrontandoci appunto con squadre di livello, con giocatrici molto forti. Quindi l'avventura della nostra nazionale femminile alle Olimpiadi, insomma, non è stata particolarmente fortunata. Una delle lacune che ha evidenziato il torneo olimpico è stata la fase di ricezione, un fondamentale dove tu sei molto molto brava, molto esperta. Insomma, ci sarà un nuovo CT, un nuovo progetto, quanto ti piacerebbe farne parte, ecco? Ma io, insomma, con la nazionale penso di aver dato negli anni, insomma, quindi sono contenta se per la nazionale di adesso, comunque ci sono delle giocatrici giovani, però talentuose, quindi credo in queste ragazze, insomma, diamo spazio a loro per questa nazionale del futuro. Poi però se arriva una chiamata. Se arriva la chiamata rispondiamo. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao, grazie. Ciao.